La procura non dispone l'autopsia sul corpo di Carmelo Guido e il direttore della banca Don Rizzo di Alcamo, morto ieri in un incidente stradale, in sella alla sua bicicletta, la salma restituita alla famiglia, dinamica al vaglio degli inquirenti. È sempre più caos per l'emergenza idrica ad Alcamo, se da una parte si va verso la normalizzazione dell'erogazione, dall'altra negli uffici del comune Guerra, il responsabile dell'ufficio acquedotto appena esautorato chiede di essere reintegrato. Si mobilitano associazioni civiche e ambientaliste contro la sospensione dell'ordinanza per l'accesso pubblico all'ex tonnara di Scopello, chiesto al prefetto di Trapani un incontro urgente, paura per possibili ingerenze che blocchino il processo di riapertura dei varchi. Ancora in discesa il costo del Consiglio Comunale di Alcamo, a giugno spese ridotte di un terzo rispetto alla media consolidata degli altri anni, spesi 14.000 euro, trend che va avanti oramai da 4 mesi. Domani il 23° anniversario della strage di Via D'Amelio, per ricordare il sacrificio di Paolo Borsellino e della sua scorta, il magistrato conosceva da vicino le dinamiche della mafia della provincia trapanese. Da procuratore di Marsala aveva intuito prima di tutti l'ascesa del boss Ciccio Messina Denaro. Bene ritrovati con l'informazione di Alpa 1 per questa nuova edizione. In apertura la cronaca: furto di tabacchi e contanti alla stazione di servizio lungo la strada provinciale 17 in territorio di Balestrate, che si collega con la vicina Trappeto. Per portare a segno il colpo i malintenzionati hanno usato la forza. Si presume che con un'auto rubata abbiano sfondato la porta d'ingresso del bar tabacchi che si trova all'interno della stazione di servizio. Ad essere stati portati via tabacchi del valore di all'incirca 5.000 euro e 300 euro in contanti che erano stati lasciati in cassa dai proprietari. Sul caso indagano i carabinieri, che anzitutto stanno cercando di capire se effettivamente la porta del bar sia stata sfondata con un'auto, un Fiat Fiorino che oltretutto risulta essere stato rubato. I militari dell'arma hanno effettuato un sopralluogo ed hanno rilevate alcune possibili tracce lasciate dagli autori del furto. In più sono al vaglio le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza installato in zona. Cambiamo argomento. Come avete sentito dai titoli, la procura non dispone l'autopsia sul corpo di Carmelo Guido, il direttore della banca Don Rizzo di Alcamo, morto ieri in un incidente stradale in sella alla sua bicicletta. La salma è stata restituita alla famiglia, la dinamica è al vaglio degli inquirenti. Il servizio. Un continuo pellegrinaggio davanti all'obitorio dell'ospedale di Alcamo, dove è stata sistemata la salma di Carmelo Guido in attesa delle decisioni del magistrato, che stamane ha comunque deciso di restituire la salma ai familiari. Decine di persone, amici, familiari, colleghi, hanno trascorso la notte nei viali del San Vito e Santo Spirito, visibilmente scossi per la tragica fine del direttore generale della Banca Don Rizzo. Un mortale incidente stradale lo ha strappato a sua moglie, alle sue due figlie, ai parenti, agli amici e a quanti lo conoscevano e lo apprezzavano. Una dinamica ancora al vaglio dei carabinieri per chiarire tutti gli aspetti dell'incidente, dove l'autista della Fiat Multipla sarà indagato per omicidio colposo. Forse l'uomo sarebbe stato abbagliato dai raggi del sole, e questa una ipotesi investigativa. Ieri mattina il secondo piano dell'ospedale era pieno di persone in attesa dei risultati del delicato intervento chirurgico, che purtroppo non è servito per salvargli la vita. C'erano gli amici più stretti, quelli con i quali da giovane aveva frequentato l'oratorio dei Salesiani, da dove sono uscito un gruppo di professionisti e politici con i quali non ho mai perso i contatti, come per esempio con Nino Papania e i vari Peppe Scibile e Gianluca Abbinanti. C'erano i vertici della Don Rizzo con il presidente Vincenzo Nuzzo, incredulo in lacrime, stato d'animo di tantissimi alcamesi e non solo. Carmelo Guido era un grande amico del vescovo Raspanti, col quale era stato compagno di scuola, e il vescovo ha espresso il suo cordoglio, così come la dirigenza delle casse rurali e artigianali dell'intera nazione. In gioventù aveva giocato al calcio, negli ultimi anni la bicicletta era diventata la sua grande passione. Ogni mattina, prima di andare in ufficio, percorreva una cinquantina di chilometri. Impegnato anche in politica, era stato tra i fondatori del Movimento di Presenza Sociale, il movimento che ebbe un ruolo fondamentale nell'elezione del sindaco Massimo Ferrara. Era stato eletto consigliere comunale nella lista di Presenza Sociale per Servire e per 3 anni, dal 1997 al 2000, era stato assessore comunale al bilancio. Dal 2006, nominato direttore generale, si era dedicato soprattutto al lavoro in banca. Intanto, per questa sera, i colleghi di Carmelo Guido hanno organizzato nella parrocchia Anime Sante di Alcamo una veglia di preghiera preceduta dalla celebrazione alle 19 della Santa Messa.
Oggi pomeriggio nella sua abitazione di Contrada Virgine ad Alcamo è stata allestita la camera ardente per Carmelo Guido. I funerali saranno celebrati in chiesa madre lunedì prossimo alle 17:30. Inquietante scoperta nel mare di Salinella a Marsala, un teschio umano integro è stato ritrovato nella zona di Sappusi da alcuni ragazzini. Pensavano fosse un reperto, poi portato a riva hanno capito che era qualcos'altro. Sul posto, allertati dagli adulti, sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Marsala assieme al medico legale. Non è un reperto, ma un cranio vero e proprio di un uomo deceduto qualche anno fa. Secondo le prime analisi si tratterebbe di un maschio giovane. Fatto sta che è stata aperta un'indagine dalla procura di Marsala con il supporto della polizia per tentare di dare un nome proprio a questo cranio, anche se non sarà facile, perché ci possono essere tante possibilità, anche quella di uno dei tanti migranti morti nel Mediterraneo in questi anni. È sempre più caos per l'emergenza idrica ad Alcamo: se da una parte si va verso la normalizzazione dell'erogazione, dall'altra invece negli uffici del Comune Guerra il responsabile dell'ufficio acquedotto, appena esautorato, chiede di essere reintegrato. I particolari. Chiede di essere reintegrato immediatamente nella carica di direttore dei lavori della rete idrica e fognante di Alcamo. La richiesta è stata presentata dal geometra Pietro Girgenti, che da diversi anni riveste tale incarico e che è stato sollevato per le vicende legate alla drammatica situazione dell'erogazione idrica in città. Allo stesso Girgenti, piena solidarietà dalla terza commissione consiliare, che sul problema acqua incontrerà lunedì mattina nella sala giunta il commissario comunale Arnone e l'ingegnere capo Enza Parrino, mentre pare che i carabinieri abbiano inviato un'indagine e già ascoltato qualche funzionario comunale. Ma le responsabilità sono di Girgenti? Oppure si intendono scaricare tutte le responsabilità su un impiegato ritenuto modello? Ma si poteva evitare di arrivare a questo punto? Oggi l'acqua ad Alcamo, quando va bene, arriva ogni 8 giorni. Qualche protesta da parte degli alcamesi, la maggior parte dei quali, per fortuna, non deve affrontare tale emergenza perché si trova nelle case di villeggiatura. E mentre in altre città a quest'ora sarebbe scoppiata una rivolta, ad Alcamo invece spicca anche il silenzio delle associazioni dei consumatori, il silenzio dei consiglieri comunali, tranne qualche mosca bianca come Ignazio Caldarella. Ma si poteva evitare questo blackout idrico che affonda le sue radici alla fine dello scorso mese di febbraio? C'è una dettagliata relazione sul tavolo del commissario che racconta la cronaca minuto per minuto sui disservizi dell'erogazione idrica cittadina. Lo scorso 27 febbraio, a causa di una grossa perdita nei pressi di un pozzetto incontrato a Piano Marrano, segnalata tempestivamente al comune, non disponendo di un appalto per i lavori di manutenzione, l'ex assessore Cusumano, con il consenso del dirigente ingegnere Enza Parrino, ordinavano di spegnere le pompe di Cannezzaro e di integrare, è scritto nella relazione, la portata con l'acqua acquistata da Sicilia Acque, a suo parere più economicamente conveniente niente anziché riparare la condottura. L'integrazione della portata idrica da Montescuro è costata al comune e quindi agli alcamesi sino alla fine del mese scorso 275.000 euro per un periodo di 3 mesi, mentre nei 3 mesi precedenti le fatturazioni non avrebbero superato l'importo di 100.000 euro sempre ogni 3 mesi. Nonostante l'integrazione con Montescuro, non è stata garantita ugualmente una regolare turnazione dell'acqua a causa di continue interruzioni e guasti di Sicilia Acque. È lecito chiedersi, ma considerata l'emergenza, non sarebbe stato opportuno riparare il pozzetto di Contrada Piano Marrano e rimettere in moto subito le pompe di Cannizzaro per evitare di arrivare all'attuale emergenza idrica? Sarebbe opportuno accertare eventuali responsabilità e chi ha sbagliato paghi. Con un provvedimento d'urgenza disposto dalla Procura di Sciacca sono state sequestrate 3 strutture d'accoglienza per extracomunitari che si trovano extracomunitari esattamente per richiedenti asilo e rifugiati, che sono situate una a Partanna e 2 a Castelvetrano. Le strutture sono gestite dalla società cooperativa Onlus Solidarietà di Partanna. Secondo la Procura di Sciacca, le strutture sono risultate, dopo le ispezioni del NAS, inadeguate per dimensioni, requisiti strutturali e di igiene, provocando situazioni di sovraffollamento e di invivibilità. L'amministratore della cooperativa è stato iscritto
nel registro degli indagati per maltrattamenti continuati ai danni dei richiedenti asilo. Con un'ordinanza sindacale è stato imposto il divieto di fare musica a luna di notte a Castellammare del Golfo. La decisione è stata presa dal sindaco Niccolò Coppola a seguito proprio di una serie di segnalazioni che sono state fatte dagli stessi cittadini. Con decorrenza immediata, si legge nell'ordinanza, i limiti orari per intrattenimenti musicali a qualsiasi titolo, se previsti in un orario successivo, dovranno essere anticipati a luna nel rispetto dei 70 decibel di percezione al ricettore più vicino. Ogni altra disposizione comunale in contrasto con l'ordinanza, si legge proprio nel provvedimento, si deve intendere revocata. Si mobilitano associazioni civiche e ambientaliste contro la sospensione dell'ordinanza per l'accesso pubblico all'ex tonnara di Scopello, quindi rimaniamo in territorio di Castellammare del Golfo. Chiesto al prefetto di Trapani un incontro urgente, paura per possibili ingerenze che blocchino il processo di riapertura dei varchi. Il servizio. La sospensione dell'ordinanza del comune di Castellammare del Golfo, che avrebbe imposto ai proprietari dell'ex tonnara di aprire un varco per l'accesso pubblico, ha messo in grande apprensione tutto il mondo dell'associazionismo e dell'ambientalismo. Dopo la lettera al vetriolo del Circolo Metropolis a poche ore dall'annuncio della sospensione del provvedimento, con tanto di dito puntato anche nei confronti del prefetto di Trapani Leopoldo Falco, che ha espressamente invitato il sindaco alla sospensione dell'ordinanza, intervengono adesso 11 realtà civiche di varia estrazione. Chiedono in pratica un incontro urgente al prefetto. A farlo le associazioni di Alcamo di Libera, Laurus, Lipu, Vivi il Bosco e di Castellammare, Sicilia Antiche e Cambiamenti, ed ancora l'Istituto Nazionale di Bioarchitettura di Trapani, e sempre da Castellammare la Società di Mutuo Soccorso, il CAI e nuovamente il Circolo Metropolis. L'incontro, sottolineano nella missiva, sarà occasione per rappresentare le istanze delle associazioni portatrici di interessi diffusi e dei 5.000 cittadini che hanno sottoscritto nel 2007 la petizione per rendere libero l'accesso al mare di Scopello. Il sindaco ha più volte precisato che la sua ferma intenzione resta quella di rendere l'accesso libero anche se regolamentato. È chiaro che vogliamo la pace, cioè vogliamo una convenzione che permetta il rispetto del principio di libero accesso al mare e anche al demanio, a quella porzione di area che è demaniale e che abbiamo dimostrato essere demaniale, mentre storicamente si era sempre detto che lì sotto era tutto privato. Questo non è vero. E lo abbiamo dimostrato con le carte. Da tempo immemorabile c'è un braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e la proprietà dell'ex tonnara, che rivendica da sempre la proprietà del tratto di costa, tanto che da anni è vietato l'accesso libero regolamentato attraverso il pagamento di un ticket di 3 euro. Nell'ordinanza, prima della sua sospensione, in attesa di un incontro tra il sindaco e il prefetto previsto per mercoledì prossimo, era stabilito che il cancello pedonale dell'ex tonnara dovesse rimanere aperto tutti i giorni, almeno dalle 9 alle 19 in estate e in primavera, e almeno dalle 9 alle 17 in autunno ed inverno. La barra attualmente presente all'ingresso della stradella di collegamento dalla strada provinciale al cancello d'ingresso dell'ex tonnara potrà essere mantenuta, ma dovrà essere libera al sollevamento per consentire in qualsiasi momento l'accesso ai mezzi di soccorso, ai mezzi di servizio del comune, ai mezzi dei diversamente abili ed ancora alla polizia municipale e alle forze dell'ordine. Ad essere introdotti anche una lunga serie di divieti nell'area demaniale antistante il mare, come effettuare picnic, posizionare tavoli, sedie, sdraio, lettini e ombrelloni, sostare con tende, roulotte, camper e simili di qualsiasi genere, ma anche pescare.